fermatevi, 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 lasciatelo, lasciatelo, lasciatelo. Su. Libero Fornaro è il capo delle guardie, dei centurioni. Sì, sì, capo dei centurioni. Cerchiamo, noi non vogliamo che ammazzano Gesù in pratica. Da quanti anni partecipa a questa rivisitazione della vita di Gesù? Questa rivisitazione, questo è il quarto anno che la facciamo qui. Sono un membro della Pia Unione di San Giovanni Battista e all'incirca tenevo 3 anni quando papà mi portava a questa associazione. Quindi ormai è un'esperienza decennale. Diciamo che sono un vecchio della Pia Unione, diciamo. Il suo ruolo in questa interpretazione è importantissimo. È importantissimo, sì, sì. Come centurioni che difendiamo la morte di Gesù. Santo Massarella, anche lei è un veterano di questi ruoli della confraternita di qui a San Giovanni Battista. Oggi chi interpreta? Oggi interpreto Simone da Cirene, sarebbe colui che aiutò Gesù a portare la croce al Calvario. Quindi anche il suo è un ruolo importante che suscita emozioni durante tutta la rivisitazione. Certo, suscita, anche perché lo faccio con un certo spirito ed animo che mi immedesimo nella parte. Continuerà ancora negli anni a partecipare? Finché il Padre Eterno mi darà salute parteciperò sempre. Antonio Natilli, lei per il terzo anno consecutivo è il centurione. Certo, sì sì, ormai è diventata una devozione fare il centurione. Per difendere la morte di Gesù. Cerchiamo di farlo. Si cerca di farlo con emozione, un ruolo che suscita emozioni. È una cosa che ti entra dentro. È bellissima farlo, ci sono delle sensazioni particolari proprio perché si entra nella scena, nella parte. Quindi è bellissimo. Vi è usanza fra voi che io nel periodo della Pasqua possa liberare un condannato. Chi volete che io vi liberi? Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Carmine Trivisonno, ci stiamo ancora preparando per questa interpretazione. Lei è? Io sono il figlio del Cireneo. Quest'anno questo nuovo ruolo, l'anno scorso invece aveva un altro ruolo. Sì, avevo quello del ladrone. Ladrone crocifisso con Gesù, accanto sì. A Gesù. Sì. Si cambia, però si rivive sempre con emozione e con entusiasmo questa passione di Gesù. Sì, sempre, anche Giovedì Santo. Giovedì Santo nella manifestazione in giro per le vie di Campobasso con gli apostoli. Sì, è vero, è una manifestazione molto antica che proprio noi della Pia Unione la facciamo. Si continuerà a portare avanti nei secoli. Sì, anche da generazioni. Prima mio nonno, poi mio padre, adesso io. Michela Tedeschi, stai ancora finendo di prepararti. Chi interpreti? La donna che lava le mani a Ponzio Pilato. Perché hai deciso di partecipare a un'interpretazione, alla vita di Gesù, a quella che è la Via Crucis della parrocchia di San Giovanni Battista? Che comunque è una bella esperienza, come tante altre, e comunque ti porta a crescere, come tutte le cose che ognuno fa. Appartieni anche tu alla confraternita di San Giovanni Battista? È il primo anno, sì. Siamo all'inizio, invece per quanto riguarda la Via Crucis, anche questa è la prima volta? Sì, tutta la prima volta. Sei emozionata? Un po', sì. Sempre una bella esperienza. Rita Busico per il primo anno nell'interpretazione della Madonna qui nella parrocchia di San Giovanni. È un'emozione
prendere parte a questo ricordo della passione di Cristo, e lo faccio veramente con grande fede e grande devozione. Insieme al terzo anno qui alla parrocchia di San Giovanni, che si rivive la Via Crucis, quanto è importante per tutta la comunità, in primis per una donna che interpreta la mamma di Cristo, rivivere questa passione? Beh, penso che sia innanzitutto a livello di comunità un senso, dal senso proprio della fratellanza, e poi come una grande famiglia rivivere quello che è stato il percorso di Gesù Cristo. Piera Rucci insieme anche alla signora Assunta sono le pie donne. Sì, questo è il primo anno, però sono così emozionata di rivivere quei momenti dietro a Gesù per le strade di Gerusalemme, e sono molto emozionata perché, ripeto, andare appresso a Gesù, quello che ha passato, la passione, e speriamo che tutto vada meglio. Vi siete preparati per questa giornata, però alla fine il ruolo che andrete a interpretare sarà quello che al momento susciteranno anche le vostre emozioni, i vostri sentimenti? Tantissimo, perché ecco, Gesù si ferma proprio vicino a noi dicendo di non piangere, e non, Gesù ci dice non piangete su di noi, ma piangete sui vostri figli, i figli che verranno. Scusate, ma sono molto emozionata perché le parole di Gesù sono molto forti, sono veramente impegnative da dire, io non riesco a dirle. Agostino Civico, un giovane, il giovane ladrone nella vita di Gesù, nella interpretazione della Via Crucis, un nuovo iscritto alla confraternita di San Giovanni Battista. Siamo al secondo anno per te, perché hai deciso di far parte di questa confraternita e soprattutto di partecipare a quella che fu la vita e la passione di Gesù? Ho deciso di fare parte della confraternita della Pia Unione di San Giovanni perché conosco da un po' di anni questi ragazzi, e un bel gruppo molto affiatato, poi organizzano tante cose al di fuori dello spettacolo, ci riuniamo tante volte in preghiera, la classica confraternita che si fa. Oggi sei un ladrone, perché? Perché il presidente Angelo ha deciso che dovevo fare il ladrone. È il secondo anno che interpreti questo ruolo, è difficile, è emozionante? Emozionante al momento che Gesù viene messo in croce. Prende infatti anche la folla, vedo, stando sulla croce, vedo tanta gente che si emoziona, che è una bel colpo d'occhio quando si prende Gesù in croce, è un doloroso, diciamo. Doloroso, emozionante, si rivivono veramente, i sentimenti vengono dal cuore. Dal cuore, sì. È una cosa che, anche se la proviamo, diciamo, tra virgolette, giocando, però cerchiamo di provare quello che ha provato Gesù in croce, e è una cosa veramente dolorosa per quello che ha fatto Gesù per noi.